Tra i momenti più significativi della Settimana Santa c'è quello della processione del Cristo morto e l'Abruzzo annovera uno dei più antichi riti d'Italia, a Chieti, dove la processione del Venerdì Santo richiama visitatori da ogni parte della penisola e anche dall'estero. Una processione dalla storia millenaria organizzata dall'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, guidata dal governatore Giampiero Perrotti, che sarà, nel rispetto delle direttive del Ministero dell'Interno, presidiata da vigilantes, volontari della protezione civile, ambulanze lungo il percorso, posto medico in piazza Giambattista Vico e divieto per gli ambulanti di consumo e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine. Sugli aspetti organizzativi ascoltiamo il segretario dell'Arciconfraternita Sacro Monte dei Morti, Marco Giannini, e il comandante della Polizia Municipale, Donatella Di Giovanni. Saranno delle novità che riguarderanno il percorso che seguirà la processione? Sì, da quest'anno c'è una variazione, si ritornerà al percorso di 3 anni fa, quindi si scenderà da Strada dei Crociferi, invece di imboccare direttamente via degli Agostiniani si proseguirà per via Vicoli, quindi si toccherà Largo Sant'Agata, quindi si toccherà una delle chiese più antiche di Chieti e più importanti, poi proseguire via Vicoli, poi rimboccare via degli Agostiniani e poi proseguire il corso Marrucino, quindi il percorso tradizionale della processione. A che ora conviene arrivare e soprattutto dove bisogna parcheggiare per non incorrere in sanzioni? Arrivare prima delle 16:30 per poter parcheggiare nelle zone dove è consentito. A questo proposito vorrei anche ricordare che il viale della Villa, quindi il viale 4 novembre, prevede degli stalli proprio riservati ai portatori di contrassegno per disabili. Invece oltre le 16:30, quindi non c'è più la possibilità di accedere all'interno del centro storico, per cui tutti coloro che arrivano siano da fuori che dalla città sono invitati, anzi noi proprio lo consigliamo vivamente, ad andare a parcheggiare nella zona del Palatricalle in modo da poter utilizzare il bus navetta. La processione di Chieti sarà seguita da Rete 8 e come consuetudine andrà in onda nella serata di venerdì 19 aprile nel corso dello speciale che sarà trasmesso a partire dalle ore 21 e durante il quale sarà possibile rivedere momenti salienti della processione degli incappucciati e del Cireneo del Giovedì Santo di Lanciano, curata dall'Arciconfraternita Morte e Orazione San Filippo Neri, e la processione della Desolata che si tiene all'alba del Venerdì Santo a Teramo, a cui partecipa il Vescovo Lorenzo Leuzzi, che accompagna i fedeli nel corteo della Vergine alla simbolica ricerca di Gesù nelle chiese della città. Nello speciale è possibile rivedere anche le processioni del Venerdì Santo dell'Aquila, di Sulmona e di Pescara, con immagini e commenti di sacerdoti, esperti e studiosi di riti popolari e religiosi.